Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Storia, frasi e preghiera per ricordare Sant'Antonio di Padova. Antonio di Padova, al secolo Fernando Martins de Bullies, è stato un religioso e presbitero portoghese appartenente all'ordine francescano. Proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. A partire dal 1210 fu canonico regolare a Coimbra e poi dal 1220 divenne frate francescano. Nel 1221 si recò al capitolo generale ad Assisi, dove vide e ascoltò di persona San Francesco. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Monte Paolo di Dovadola, nei pressi di Forlì. Fu dotato di grande umiltà, ma anche di grande sapienza e cultura, per le sue valenti doti di predicatore, mostrate per la prima volta proprio a Forlì nel 1222. Antonio fu incaricato dell'insegnamento della teologia e inviato dallo stesso San Francesco a contrastare in Francia la diffusione del movimento dei Catari, che la Chiesa di Roma giudicava eretico. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova. Morì giovanissimo, all'età di 36 anni. Rapidamente fu canonizzato, pensate, in meno di un anno. Il suo culto è fra i più diffusi del cattolicesimo. Ora recitiamo una preghiera per invocarlo e per chiedere una grazia per sua intercessione. Ricordati, o caro Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque è ricorso a te nelle sue necessità. Animato da grande confidenza e dalla certezza di non pregare invano, anch'io ricorro a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la mia preghiera, ma fa che essa giunga con la tua intercessione al trono di Dio. Vieni in mio soccorso nella presente angustia e necessità e ottienimi la grazia che ardentemente imploro, se è per il bene dell'anima mia. In questo momento restiamo un attimo in silenzio e chiediamo la nostra grazia. Benedici il mio lavoro e la mia famiglia. Tieni lontane da essa le malattie e i pericoli dell'anima e del corpo. Fa che nell'ora del dolore e della prova io possa rimanere forte nella fede e nell'amore di Dio. Amen. Proseguiamo con la lettura di tre frasi dette da Sant'Antonio di Padova. Diceva: il cristiano deve appoggiarsi alla croce di Cristo, come il viandante si appoggia al bastone quando intraprende un lungo viaggio. Ha detto anche: Cristo, che è la tua vita, sta appeso davanti a te, perché tu guardi nella croce come in uno specchio. Lì potrai conoscere quanto mortali furono le tue ferite, che nessuna medicina avrebbe potuto sanare, se non quella del sangue del Figlio di Dio. Se guarderai bene, potrai renderti conto di quanto grandi siano la tua dignità umana e il tuo valore. In nessun altro luogo l'uomo può meglio rendersi conto di quanto egli valga che guardandosi nello specchio della croce. In un'altra frase diceva: qui, in terra, l'occhio dell'anima è l'amore, il solo valido a superare ogni velo. Dove l'intelletto s'arresta, prosegue
procede l'amore, che con il suo calore porta all'unione con Dio. Vogliamo concludere ora questo momento di condivisione e di preghiera con un'altra orazione dedicata al Santo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede, conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani. Soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, donandoci il tuo amore. Amen. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Sant'Antonio mio, prega per noi.